Buonasera, benvenuti a tutti. Allora, questa sera a Pre cosa andiamo a presentare? Presentiamo questo meraviglioso gruppo di giovani donne che sono appassionate nella lettura e allora questa sera vogliono farci vivere la lettura in una maniera diversa, invece che andare in una biblioteca a vedere sti libri che ci pesano addosso, farli vivere sulla strada, sulla piazza e nei posti un po' particolari del nostro paese. E allora vediamo cosa succede questa sera, lasciamoci incuriosire. Passo subito la parola alla Federica che ci spiega un attimino come si svilupperà la serata. Allora, grazie a Circolo Atomi che ci ha invitato. Siamo il gruppo, una parte del gruppo Il Tè delle Letture della Biblioteca Civica. Ieri, peraltro, siamo reduci anche da un percorso a Riva del Garda dedicato ai matti del 28 giugno. Vi presento, c'è Elisabetta, Lorenza, Giovanna, Edda, Elena, Maria Luisa e Federica. E troviamo in biblioteca proprio per leggere insieme e soprattutto per condividere le letture che scegliamo a un pubblico di lettori, lettrici, di ascoltatori, di utenti, di ragazzi piccoli, signori anziani, quindi con la scadenza mensile. E questa volta abbiamo così cominciato a uscire dall'ambito della biblioteca proprio perché ci sembra utile, per chi non conosce magari tutti gli aspetti della storia locale o anche di storie, leggende anche, così sperimentiamo questo tentativo di mettere assieme le storie del posto, quindi le storie di Pre, perché tutto è legato anche a questo pezzo di francobollo di territorio, inserendo anche alcuni pezzi della mitologia proprio che riguardano le nostre funzioni del territorio economico, la tanchera, la cucina, il conale, il porto, per quello che ha vissuto questa zona. Allora, inizieremo a Casa Salvina, passeremo alla tanchera e concluderemo alla cucina. Le letture sono pezzi di storia, pezzi di documenti e pezzi anche di leggende. Vedrete che non vi annoierete. E sarà una cosa anche molto molto particolare e bella. Quindi ringrazio della vostra pazienza, della pazienza che ci darete nell'ascoltarci e quindi buona passeggiata. Siete anche in tanti, quindi ci vorrà il microfono, che siete organizzatissimi e quindi so benissimo che vi sarete attrezzati in tutto. Bene, noi siamo pronte. A voi la... Bravi. Bravi. Viva. Viva. Il tour della lettura. Allora, il tour della lettura, la prima tappa a Casa Salvina. Allora, pronti con la prima tappa della nostra tour di lettura. Pensavo Davide adesso ci spiega un po' come funziona, no? E vediamo cosa c'è questa sera di bello nell'aria. Editto. Essendo stato, con rispettato decreto dell'Inquito Capitanato Circolare di Rovereto, del 12 ottobre numero 9315, approvato il nuovo contratto stipulato da questo Comune Generale coi barcaioli Domenico Zanelli, Martino Zanelli, Bernardo Pace, Giacomo Dassat, Gianmaria Dassat e Bortolo Duchini, per la privativa del traghetto tamponale a Riva e Torbole e viceversa, per le persone, animali e merci di ogni sorte. Si rendono quindi noti, col presente, gli obblighi dei detti barcaioli in verso ai passeggeri, per animali e merci, e così viceversa l'obbligo dei passeggeri, per sé, per animali e merci, per il pagamento delle tasse relative state novemente stabilite. Obblighi dei barcaioli. Costantemente tener provveduto il porto di Conale di due barchetti, sì di giorno che di notte, a comodo dei passeggeri,
così che il porto non abbia per qualunque vento, salvo quello di forza maggiore, a rimanere sprovveduto di barchetto, che per tratto un'ora al più. Inseguire giornalmente che allorquando due robuste ali di barcaioli possano superare l'eventuale vento contrario, quattro viaggi da Ponare a Riva e quattro viceversa, cioè il primo ad un'ora di giorno, il secondo alle ore 9, il terzo ad un'ora pomeridiana e il quarto alle 4 di sera. In qualunque altra ora, sia di giorno che di notte, prestasi alle requisizioni dei passeggeri. Servirsi di solidi e adatti barchetti ed in caso di sostituzione di abili e fedeli soggetti, sotto responsabilità loro la più rigorosa. Essere responsabili delle merci e di altri oggetti che saranno a ciascuno di loro consegnati per il tragitto. Tragittare gratuitamente il pedone di posta, e ciò fino a tanto che questo trasporto sta a carico del distretto. Prestarsi al carico e scarico delle merci e animali traghettabili. Non esigere per il traghetto sia delle persone, animali e merci che le tasse qui sotto fissate in moneta abusiva, sotto pena del doppio, inverso ai passeggeri che diventa parsa multa a favore delle strade distrettuali. Obblighi dei passeggeri. Allorché i barcaioli nel tragitto siano pronti ad eseguire il medesimo per le tasse prescritte, resta vietato il servirsi d'altro barchetto se non pagando ai barcaioli la tassa del tragitto medesimo. Nei viaggi ordinari, alle sopra indicate ore da Ponare a Riva e viceversa, per ciascun capo, si pagheranno le tasse seguenti in moneta abusiva. Una persona e suo bagaglio, non eccedente tre pesi, vitello, capra e pecora, somma di grano, sacco sale, 30 vino e di cuore, retello, fieno e paglio, carentani 3. Carentani 3 come il ferro o altre merci di consimile volume, non eccedenti pesi 12, con la modificazione sulle merci in più e in meno in ragione di peso. Cavallo, mulo, bue e vacca, carentani 18 e mezzo. Asino 9, porco da macello 8 carentani, maialetto d'allevo 4 carentani, capretto agnelletto 1 carentano e mezzo, legname ogni specie in ragione di carro, per il tragitto da Ponare a Torbole e viceversa per i suddetti oggetti un terzo in più delle ascritte tasse 18 carentani. Nei viaggi poi straordinari di giorno, allorché i barcaioli per il poco numero di persone non vogliono contentarsi delle tasse ordinarie iniziate, qualunque sia il numero delle persone, animali o la quantità delle merci da tragitto, dovranno pagarsi da Ponare a Riva e viceversa 18 carentani e mezzo e da Ponare a Torbole e viceversa 37 carentani e mezzo. E se questi straordinari tragitti vengono eseguiti di notte, sarà la tassa raddoppiata, cioè da Ponare a Riva e viceversa 40 anni 37 e da Ponare a Torbole e viceversa Fiorino 1 e 15 soldi. Dall'ufficio del Capo Comune Generale di Ledro, Pieve, il 16 dicembre 1832. Visto dall'imperiale regio in giudizio distrettuale, Pieve, il 16 dicembre 1832. Rovereto, imperiale regia stamperia di Luigi Marchesani, 1833. La cascata del Ponare. La prima utilizzazione a scopo idroelettrico delle acque del Ponare fu messa in atto dal comune di Riva con una centralina in località Alla Gora, alle foci del Ponare. Del pittoresco porto, allo sbocco del torrente e della sua bella cascata, meta frequente dei turisti, Ottone Brentari, nella sua Guida del Trentino, così scriveva nel 1900. È interessante la gita per acqua alla cascata del Ponare, emissario del lago di Ledro. Una barchetta costa da soldi 80 ad un fiorino e da essa si gode la vista del Baldo con tutte le sue cime.
Turbole e Mancesine a sinistra e a destra la strada del Ponale e le rocce che racchiudono il lago. La traversata dura circa mezz'ora. Si smonta presso l'arco che cavalca il torrente, dal quale si vede uscire l'acqua polverosa che iridescente. Lì sopra, a destra, in parte incavata nella roccia, era una piccola osteria, ora chiusa. Essendosi aperta dopo l'impianto della centrale elettrica, una comoda e buona trattoria presso la riva del lago. Dal ponte si entra per una porticina su una loggetta di legno, da cui si vede tutta la poderosa cascata, rumorosa e spumeggiante. Tutti i salti d'acqua, e così anche per il Ponale, oltre che ad attirare i tecnici per le sue possibilità di produzione d'energia, creavano nei visitatori una particolare emozione, tanto più forte nei poeti maggiormente sensibili a questa possente bellezza. Così Andrea Maffei, al cospetto delle spumanti acque del Ponale, che prima della costruzione della centrale scendevano turbinose nel lago di Garda, volle dedicare loro alcuni versi. Ponale, da queste rocce a cui la mente coraggiosa dell'uomo ha perso un calle, guardo atterrito la profonda valle, ove strepita e bolle il tuo torrente. Quale orribile scerpe a quel fulente fanno le boscaglie ferrugine e gialle, e le alte dei macigni orrende spalle, dal vortice sbattute eternamente. Ma la rabbia che spuma è fragorosa, boschi e rupi scoscende entro le quete acque dell'ampio Garda, al fin riposa. O così potessio dalle segrete procelle del pensiero in qualche ascosa solitaria dimora aver quiete. Qui si taglia la tappa e si trasferisce alla calchera, al comune. Il più antico manufatto realizzato con la calce a noi conosciuto è una pavimentazione scoperta nella Galilea meridionale, Israele, e risalente al 7000 a.C. Sebbene la calce fosse già conosciuta dai greci, presso i quali veniva impiegata soprattutto per la preparazione di stucchi e intonaci, è grazie alle capacità costruttive dei romani che essa raggiunse la sua piena applicazione, sostituendo l'argilla in quanto più duratura e valida materia legante. Un esempio è la realizzazione della monumentale cupola del Pantheon a Roma, 43 metri di diametro, che ad oggi non presenta segni di cedimento, nonostante i danni derivati da scosse sismiche e da ripetute spoliazioni. Le calchere sono delle fornaci utilizzate in passato per cuocere le pietre calcaree e trasformarle in calce viva. La struttura della calchera è circolare e si sviluppa in altezza a forma di botte, a dimensioni variabili. Il diametro va da 3 a 5 metri, l'altezza da 4 a 6. Le calchere della Val di Ledro appartenevano a famiglie o a gruppi di soci e costituivano un'attività economica prevalentemente integrativa. Di solito venivano costruite sul territorio comunale, con l'autorizzazione del comune, il quale poteva chiedere un piccolo importo come affitto, ma normalmente dava la concessione d'uso senza pretendere nulla. Vi erano calchere che prendevano il nome della famiglia che le costruiva o che le usava, dei Dionisi, dei Folì, dei Cis, mentre altre assumevano il nome delle località dove venivano ubicate, Perigol, Fles, Tola, Ponte di Tre. La scelta del luogo nel quale costruire la calchera era un'operazione minuziosa. Bisognava preoccuparsi della vicinanza con una strada e della presenza di materiale calcareo.
L'intero territorio ledrense è ricco di sassi calcarei, ma si preferivano i greti dei torrenti o i valloni circondati da pareti rocciose. Altrettanto importante era la presenza di legna nei dintorni, necessaria per la cottura della calce. Le calcare si fabbricavano ai piedi di un pendio, di un monte o di un colle. In questo modo la loro parte posteriore era circondata da terreno, sul quale veniva costruita una stradina per accedere alla bocca superiore e rendere possibile il carico dall'alto e le ispezioni durante la cottura. Testimonianza di Silvia Tiboni. A lavorare in calcare ho cominciato quando ero bambino, 12-13 anni. Volevo produrre calce per ricostruire le case che la guerra aveva distrutto. La mia calcare si trovava in Ampola. Spesso avevo due persone che mi aiutavano, ma capitavano anche occasioni in cui dovevo lavorare da solo, in media 12 ore al giorno. Era molto faticoso. Bisognava andare a prendere delle pietre bianche con le quali veniva riempita la calcare, con un carro trainato da un asino. Le pietre venivano cotte per 5-6 giorni consecutivi. Nel corso dell'anno la calcare si metteva in funzione due volte se la legna era abbastanza. Venivano prodotti 350-360 quintali di calce ogni volta. Per ogni quintale di calce serviva un quintale di legna sottile. Affinché il forno raggiungesse la temperatura di 900 gradi ci volevano due giorni. Quando la calcare non era in funzione bisognava preparare la legna che sarebbe servita la volta seguente. L'aspetto più difficile del mio lavoro era accatastare tutte le pietre. Dovevano essere disposte in modo tale che le pietre più piccole fossero ai lati, quelle più grandi al centro. Ricordo in particolare una volta in cui è successo che le pietre non erano accatastate bene e sono crollate. Per fortuna, con l'aiuto di altre persone, siamo riusciti a sistemarle. La calce veniva comprata da diverse persone. Chi la usava per imbiancare non ne comprava molta, veniva invece comprata in grandi quantità da chi costruiva casa. Si guadagnava abbastanza per vivere, ma a 40 anni sono stato obbligato a smettere perché è arrivata la calce chimica. Non riuscivo più a vendere abbastanza della mia calce e sono andato all'estero a lavorare. Testimonianza di Aldo Colò. Ho iniziato a lavorare in calcare all'età di 16 anni. Io aiutavo facendo qualche lavoretto. In tutto eravamo in 4 lavoratori e quando la calcare era in funzione l'orario era continuato, 24 ore su 24. Però si facevano i turni, ci alternavamo tra noi ogni 8 ore. Per prima cosa si doveva scavare le pietre che venivano tolte dalla roccia con delle mine. Poi si spaccavano i sassi grossi. I migliori erano quelli di colore arancio-giallo e senza infiltrazioni di terra. Poi si avvoltava la calcare, si riempiva di sassi calcarei e quando c'era la legna pronta, 340-370 quintali di fascine, quasi tutta ramaglia e scarti di bosco, si poteva accendere il fuoco che durava 6-7 giorni. Ci volevano due giorni perché raggiungesse il calore giusto, circa 900 gradi. Quando ci si accorgeva che era quasi pronta, si metteva della malta sopra la calcare per tenere fermo il calore. Alla fine si otteneva la calce viva. Prima di poterla prendere bisognava aspettare 5-6 giorni. Gli aspetti più difficili erano avvoltare la calcare e poi scaricarla, ma anche far esplodere i sassi con la dinamite. Era importante anche stare attento a non scottarsi con il fuoco. Le calcare di Tre e quella di Barcesino erano grandi e producevano circa 350 quintali di calce. Era un lavoro che si faceva per vivere e per guadagnare qualche soldo. La calce si vendeva soprattutto alle famiglie del paese e a qualche costruttore dei paesi vicini. Qualche volta la compravano anche nella zona di Riva e fino a Trento o Bolzano. Il carbonaio, lo leggiamo chi è anche quello?
In Val di Ledro la grande estensione dell'area boschiva favorì lo sviluppo della produzione di carbone e di legna, la sola risorsa che prima della rivoluzione industriale fu capace di fornire calore per il riscaldamento e per l'attività metallurgica di cui la valle abbondava. Quando i comuni mettevano all'asta lotti di legna situati in luoghi poco accessibili, spesso chi li acquistava preferiva utilizzare il legname per produrre carbone, perché la resa che si otteneva, un quintale di carbone ogni 5 di legna, garantiva un risparmio notevole nelle spese di trasporto. La scelta dei luoghi dove costruire le carbonaie ricadeva su aree boschive strategiche per la raccolta del legname. I carbonai, essendo queste località lontane dai centri abitati, dovevano abbandonare le proprie abitazioni e trasferirsi sul luogo di lavoro. Vi erano alcuni paesi che si svuotavano verso la fine di marzo e si ripopolavano verso la fine di novembre, dopo circa 8 mesi. Tutta la famiglia era coinvolta in questo lavoro. Non vi era differenza fra uomo e donna. Entrambi sapevano maneggiare la scure con destrezza ed anche i bambini davano il loro contributo. Prendevano l'acqua al torrente, accendevano il fuoco, raccoglievano i rami sfrondati ed aiutavano a costruire la carbonaia. Adesso un breve testo letterario, Dal taglio del bosco di Carlo Cassola. Febbraio nel complesso fu abbastanza clemente. Verso il 15 si presentò il carbonaio. Era un uomo alto, diritto, coi capelli grigi, gli zigomi venati di bluastro come le mani per la lunga consuetudine con la polvere di carbone. La cottura della legna è un'operazione molto delicata che richiede grande esperienza. Il carbonaio comincia col costruire l'uovo di legna alto fino a 3 metri. Lo riveste in basso di zolle, sopra uno strato di foglie secche e terriccio. Egli ha avuto cura, accatastando il legname, di lasciare nel mezzo un forno profondo una 40 centimetri. Viene dato fuoco di sopra, la carbonaia fuma subito. All'incirca dopo 12 ore l'uomo comincia a praticare dei buchi, che poi tappa e stappa a seconda di come spira il vento, al fine di assicurare un tiraggio uniforme. La cottura dura 3 giorni. Se fatta a regola d'arte, il carbone acquista la tempera, cioè reagisce all'umido sputando ragia bianca. Guglielmo scese alla carbonaia e rimase tutta la notte in piedi ad aiutare il carbonaio. Era la fase più delicata della cottura e per contro si era levato un forte vento, sicché bisognava in continuazione tappare e stappare i fori. I carbonai sono gelosissimi del loro mestiere. Ombrosi e superbi, fanno cascare dall'alto anche le operazioni più semplici e si vedono di malocchio i profani avvicinarsi alla carbonaia. Ma Guglielmo in tutto il giorno non aveva avuto niente da fare, così non aveva sonno e non gli andava di richiudersi nel capanno. Verso le 2 cominciò invece a sentir fame e tornò nel capanno a prendere del pane e del formaggio per sé e per l'uomo. La luna illuminava a giorno la tagliata. I due uomini mangiarono seduti l'uno di fronte all'altro e dopo Guglielmo offrì una sigaretta al carbonaio. Ma quello preferì accendere la sua pipa. Fino a quel momento avevano scambiato solo poche decine di parole e tutte riguardanti il da fare. Ma ora si iniziò una specie di conversazione, anche perché il tiraggio era assicurato. C'era una stasi nel lavoro. È dura la vita del carbonaio, cominciò l'uomo. Cosa credete voi taglialegna, che sia peggio la vostra? A voi non accade mai di stare in piedi 72 ore di seguito? Lavorare nei boschi è la sorte peggiore che possa capitare a un uomo. Ma fra il taglialegna e il carbonaio c'è differenza. La vostra è ancora una vita da cristiani. È un lavoro faticoso. Ma siete in comitiva e la sera vi mettete intorno al fuoco a far due chiacchiere. Guardate le mie mani. Voi le avete screpolate ma pulite. E invece le mie, vedete?
il carbone si insinua sotto la pelle e non va più via. E a forza di respirare carbone finisce che l'organismo si intossica e in 48 ore si parte per l'altro mondo. Conosco un mestiere più duro, il minatore. Sono stato l'altro giorno alla miniera di Boccheggiano. Ho visto come escono gli uomini dai pozzi. Ma quanto fanno? Quanto dura il turno? 8 ore, credo. E che sono 8 ore in confronto a 72? No, non c'è mestiere peggiore del carbonaio. Ribatté testardo l'uomo e prese di nuovo a riempirsi la pipa col suo tabacco scurissimo, quasi nero. Bene, allora ringraziamo le signore per questa tappa alla Calchera e intanto che il fuoco arde sempre più evidente perché la notte si avvicina, noi ci avviciniamo alla Fusina per la prossima tappa. Ora vorrei dire che io faccio parte del comitato della Fusina e siamo 6 persone, uno è da Pieve, Pellegrini, uno è Dombina, Berti Marino, uno è Piccolo. Non si sente? Fai bene a dirlo, se no non capisco io. No? Allora dopo c'è Pietro Colò, Matteo Nicolò che sono io, c'è Costantino Micheletti e Luigino Colò. Questo qui da 21 anni siamo qui a fare dimostrazioni per visite di tedeschi, di turisti, di come era in origine l'arte del Choiril. Cosa voleva dire? Fare la giornata lunga di 10 ore, la fatica, nocivo perché c'era fumo. È una bella storia, è interessante per quello che vengono molti e fanno documenti e fanno fotografie e vogliono sapere, perché questa è una storia che deve rimanere. Grazie. Ora se mi fate delle domande io rispondo, come dice lei, ci voleva 40 colpi di martello per fare una brocca. Dopo c'erano le brocche difficili e le brocche facili, che voleva dire che quelle facili forse con 30, 25 colpi si faceva, ma quelle difficili ci voleva 40, e ci voleva anche l'arte, essere bravi, perché non era facile farle bene. Perché è importante che c'era la società Brocami che raccoglieva, era tutto organizzato, dava il materiale occorrente e raccoglieva il prodotto finito, però bisognava farle molto bene, per questo che è una storia che bisogna tenere a piedi, tutte le storie vecchie, perché era arte e fatto a mano, tutto a mano con fatica. Grazie. Avete domande? Io adesso leggerò una leggenda, l'origine del fuoco in Europa, quando il fuoco chiaramente è importantissimo sia per, l'abbiamo visto, per le calchere, sia qui nelle fucine. Molto, molto tempo fa non c'era fuoco sulla terra e gli uomini non sapevano come procurarselo. Furono tutti concordi nel dire che era necessario andare a prenderlo dal buon Dio. Ma il buon Dio era molto lontano. Chi avrebbe intrapreso il viaggio? Si rivolsero ai grandi uccelli, ma questi si rifiutarono, e così pure gli uccelli di media grandezza, perfino l'allodola. Mentre si consultavano, il piccolo scricciolo li udì. Siccome nessun altro vuole andare, ci andrò io stesso. Ma tu sei così piccolo, dissero, le tue ali sono così corte, morirai di stanchezza prima ancora di arrivare. Proverò, disse, se morirò lungo il cammino, tanto peggio per me. Così volò via, e volò così bene che raggiunse il buon Dio. Il buon Dio fu molto sorpreso di vederlo, lo fece riposare sulle sue ginocchia, ma esitò a dargli il fuoco. Ti brucerai, gli disse, prima di raggiungere la terra.
ma lo scriccio insisteva. Molto bene, disse il buon Dio alla fine, ti darò ciò che mi chiedi, ma vola tranquillo, non correre troppo velocemente, altrimenti brucerai le tue penne. Lo scricciolo promise di essere prudente e se ne volò via con gioia verso terra. Mentre era ancora distante, risparmiava le sue forze e non si affrettava. Ma quando fu ormai vicino e vide che laggiù tutti stavano guardando verso il cielo in attesa del suo ritorno e lo chiamavano, quasi istintivamente accelerò. E allora accadde ciò che il buon Dio gli aveva detto. Portò il fuoco e il popolo ben presto se ne impossessò, ma il povero scricciolo non era rimasta una penna. Erano tutte bruciate. Gli uccelli si raccolsero preoccupati intorno a lui. Ciascuno di loro si tolse una penna per formare al più presto un rivestimento per lo scricciolo. Sin da allora il piumaggio dello scricciolo è maculato. Ci fu solo un disgraziato uccello che non diede nulla e fu il Barbagianni. Tutti gli uccelli corsero a punirlo per la sua durezza di cuore, tanto che fu costretto a nascondersi. Ecco perché esce solo di notte e se esce di giorno, tutti gli uccelli gli volano incontro e lo costringono a tornare nella cavità del suo albero. Ancora oggi, chiunque uccida uno scricciolo o ne porti via il nido, attira il fuoco del cielo sulla sua casa. Come punizione per il suo misfatto, potrebbe, per esempio, rimanere orfano e senza casa. Ed ora invece un brano preso dall'Odissea di Omero, e, scusate, dall'Iliade di Omero. E Omero descrive una fucina, e la fucina di Vulcano. Teti va a chiedere a Vulcano di fabbricarle delle armi bellissime per il figlio Achille, il quale era disperato per la morte dell'amico fraterno Patroclo, e Patroclo aveva anche perso le armi d'Achille delle quali si era rivestito. E Teti, piedi d'argento, giunse alla casa d'Efesto, stellata, indistruttibile, distinta fra gli immortali, bronzea, che da se stesso aveva fatto lo zoppo. Lo zoppo è Efesto o Vulcano. E lo trovò sudante, che girava tra i mantici, indaffarato. 20 tripodi in una volta faceva, da collocare intorno alle pareti della sala ben costruita. Ruote d'oro poneva sotto ciascun piedestallo, perché da soli entrassero nell'assemblea divina, poi tornassero a casa, meraviglia a vedersi. E fin qui erano finiti, ma non ancora le anse ornate v'erano. Queste appunto faceva e forgiava gli attacchi. Il mostro ansante si spostò dall'incudine zoppicando, s'affrettavano sotto le gambe sottili. Pose i mantici fuori dal fuoco e tutti gli attrezzi con cui lavorava raccolse nella cassa d'argento. Con una spugna si asciugò il viso e le mani, il collo robusto e il petto peloso. Vestì la tunica, prese il suo grosso bastone e venne fuori zoppicando. Due ancelle si affaticavano a sostenere il Signore, aure, simili a fanciulle vive. Avevano mente nel petto e avevano voce e forza. Sapevano l'opera e il perdono degli dei mortali. Queste si affaticavano a sostenere il Signore. Egli, con stento avvicinandosi là dove era Teti, sedette sul trono splendente e le prese la mano e disse parola. Diceva: perché Teti, lungo peplo, viene alla nostra casa? Ed ella rispose:
così vengo ora ai tuoi ginocchi, se vuoi per figlio dal breve destino darmi elmo e scudo e belle gambiere munite di copricaviglia e corazza. Quelli che aveva li perse il fedele compagno vinto dai teucri, e lui ora mi giace in terra afflitto in cuore. E le rispose lo storpio glorioso: coraggio, questo non ti preoccupi il cuore. La lasciò così detto e tornò verso i mantici, al fuoco lo rivoltò, li invitò a lavorare, e i mantici tutti e venti soffiarono sulle fornaci mandando fuori soffi gagliardi e variati, a volte buoni a servirlo con fretta, a volte il contrario, come Efesto voleva e procedeva al lavoro. E bronzo inconsumabile gettò nel fuoco, e stagno, oro prezioso e argento. E poi pose sul piedestallo la grande incudine, afferrò in mano un forte maglio, con l'altra afferrò le tenaglie. Brevi note storiche per riallacciarci a quanto ha detto prima, molto bene per le memorie. La lavorazione del ferro in Val di Ledro risale a tempi antichissimi, ma assume una organizzazione strutturata a partire dal XV secolo. Nelle fucine o i laboratori il ferro veniva lavorato per forgiare un'infinita gamma di oggetti: utensili, broccami, chiodi e così via. Lo sviluppo dell'artigianato ferroso in valle era per certi versi anomalo, perché non esistevano nella zona miniere ricche di minerali ferrosi e la loro importazione era estremamente difficoltosa a causa dell'ostilità dei collegamenti stradali. Il porto di Ponale fu quello che fornì la porta d'ingresso principale al territorio ledrese. Fino alla fine del 1800 il porto di Ponale ricoprì un ruolo di straordinaria importanza commerciale. Veniva infatti frequentato generalmente da moltissimi mulattieri e portatori, spesso donne, che facevano la spola tra le ferriere e il porto, in un senso per portare la materia prima importata, nell'altro per esportare la materia lavorata. Accadeva spesso che le ferriere incomplete, di solito quelle più piccole, diventassero fucine da fabbro, dove fioriva la produzione di chiodi e brocche da scarpa, ma anche badivi, cerchi da botte, bandi, omeri. Nel 1866, con l'arrivo di alcune decine di operai bresciani, i ledrensi impararono a perfezionare la fabbricazione delle brocche a zappa, con la relativa complessa tecnica. Si tratta di un'arte vera e propria che assumerà sempre maggiore importanza nell'economia della Val di Ledro. Fino al 1915, il commercio delle brocche ledrensi interessava soprattutto l'arco alpino, il Tirolo, altre zone dell'impero e la Baviera. Ma quando la valle si svuotò, i fuochi delle fucine si spensero e l'esercito austriaco cominciò a soffrire la carenza di forniture delle brocche. In questo settore, dove i principali acquirenti erano gli eserciti, gli eventi bellici costituivano forse il maggiore elemento di influenza sulla produzione, in questo senso favorevoli furono le guerre, che interessarono l'Abissinia prima, la Spagna poi, e ovviamente l'avvicinarsi del secondo tragico conflitto mondiale. La richiesta di brocche da scarpa tornava in questi periodi ad essere molto elevata, e il Ciuavoli, è così che si pronuncia? Signore. Le Drensi non avevano rivali per perizia e laboriosità. Molti
come accade negli anni della prima guerra mondiale, ottennero l'esonero, a patto di assicurare una produzione minima di 800 brocche ognuno. Fu questa l'ultima intensa stagione per la produzione delle brocche. Nel secondo dopoguerra, infatti, l'avvento delle suole in gomma e la produzione che sembrava poter sopravvivere solo su scala industriale non permise che le fucine continuassero a lavorare con costanza. Lo scioglimento e la liquidazione furono gli ultimi atti di una vita societaria delle cooperative. E io vi leggo una testimonianza che ci ha raccontato Umberto Canali, detto Davide, di Molina di Ledro. Umberto ci racconta la sua esperienza di Tschuerl facendo un balzo indietro per la memoria. Torna nell'anno 1937, quando appena dodicenne, cominciò ad apprendere il mestiere dei Tschuerl. I bambini non dovrebbero lavorare 12 anni, ma a quei tempi, spesso, non c'era nemmeno la possibilità di assolvere pienamente l'obbligo scolastico fino all'età di 14, e una volta terminata la scuola elementare i ragazzi ripetevano la classe rimanendo nella stessa scuola fino ai 14 anni. C'era chi, sentendo e risentendo per 2 o 3 anni le stesse cose, che alla fine diventava lui stesso il maestro. Questi ragazzi ottenevano una specie di esonero, la mattina andavano regolarmente a lezione, ma in compenso potevano saltare il dopo scuola pomeridiano per andare a imparare a fare le brocche. C'era, ci racconta ancora Umberto, una fosina da apprendisti, Tschuerl, gestita dal comune di Molina, anche se la maggior parte dei giovani apprendisti imparava il mestiere dai familiari o parenti, dal momento che quasi sempre in famiglia c'era appunto un Tschuerl. La stessa cosa accade anche per Umberto, che impara molto dal papà. E così quando nel 1943 l'esercito tedesco diventa il committente dei chiodaioli della valle, lui è un giovane e abile lavoratore, orgoglioso di far parte della schiera dei Tschuerl. C'era anche un altro esonero ben diverso da quello che i giovanissimi ottenevano dalla doposcuola, e molto più importante, l'esonero dal fronte era possibile per coloro che fossero in grado di produrre almeno 5.500 brocche a settimana, oltre 1.000 al giorno, e fu in questo modo che anche il papà del nostro Umberto poté tornare dal fronte del confine francese sul quale si trovava a combattere. E Umberto ci descrive anche come si svolgeva la giornata tipo di Tschuerl. Durante l'intero anno se siete smissi a Colgal, anche alle 4 del mattino, alle 4:15 il fuoco della fucina è acceso e la giornata comincia. Alle 7:30, quando le braccia vanno da 3 ore, arriva il gamelot, una scodella di latte, un po' di pane o di minestra avanzata la sera prima. La mattinata prosegue fino a mezzogiorno, solo un'ora di pausa e poi di nuovo al lavoro. Alle 16:30 di nuovo il gamelot, portato magari dal figlio o dal fratellino che ritorna da scuola. Ricordo ancora, continua il nostro Umberto, quando la sera mia mamma faceva i massaggi al braccio a mio papà, indolenzito dopo una lunghissima giornata in fucina. La domenica era forse l'unico giorno dedicato al riposo e allo svago per il chiodaiolo. Umberto ricorda l'atmosfera gioviale che si respirava nel bar del paese proprio questo giorno, le partite a carte e i bicchieri di vino che accompagnavano il pomeriggio. Non pensiate che il Tschuerl fosse l'unico lavoratore della famiglia, interrompe Umberto. I bambini, anche quelli più piccoli, potevano per esempio rompere il carbone e prepararlo per il fuoco, oppure portare il gamelotto in fucina al papà o al fratello maggiore. La mamma si dava sempre da fare in tutto, in casa, con gli animali, con la campagna, con l'orto, i figli, i mariti, e a fine giornata non era meno stanca del marito che faceva ritorno alla fosina, dalla fosina. Il lavoro della donna, dice ancora Umberto, era così impegnativo e assorbente che le donne della campagna ne tornava ca impresa sol per partorir e poi le tornava de bota a laurar. Questo è stato il lavoro di Umberto Canali,
dai 12 ai 20 anni, insieme ai molti coetanei dei quali ricorda ancora i nomi, anni nei quali l'attività di produzione delle brocche è stata l'attività assolutamente prevalente della Valle di Ledro. Fu un periodo difficile, dice ancora il nostro amico Umberto, di grande lavoro e di grandi miserie, nel quale spesso il grande impegno agli sforzi non corrispondevano uguali soddisfazioni, compensi, benefici. Tuttavia, dice Umberto, il ricordo di quel tempo lontano, impresso in modo indelebile nella mia memoria, è carico di nostalgia e vorrei tanto che tutto questo non vada mai perduto. E per concludere, un ricordo di due strade importanti, una la vecchia strada del Ponale, l'altra quella inaugurata nel 1851 su progetto di Giacomo Cis, che rese sicuramente più comode i collegamenti con la Valle di Ledro. Io però vorrei ricordare una cosa. In questi tempi dove tutto è molto comodo, molto più comodo, vorrei ricordare che dalla vecchia strada del Ponale, che era una strada impervia, passavano la mattina le donne che portavano le somme di ferro molte volte. Partivano la mattina alle 5 da Via Cesa, arrivavano al porto di Ponale dove il ferro veniva raccolto e caricato poi sulle barche, e poi ritornavano rapide su per la stessa strada, altissima, per svegliare i loro figli e mandarli a scuola. I versi sono di Andrea Maffei, nativo di Molina di Ledro, il primo grande traduttore, diciamo, di opere straniere, senatore del Regno d'Italia, che è sepolto a Riva del Garda in Villa Lutti. Per l'apertura della nuova strada alpestre che da Riva mette alla Valle di Ledro costeggiando l'orrido del Ponale. Qui, dove importuose ritte al cielo sorgono queste rocce e son difesa orrida e bella alla supposta riva, l'uomo e il giumento anelo salia per una fiera erta scoscesa che gli sguardi e il pensiero impauriva. Ma il genio creator, che posto a Dio nelle italiche menti, e noi siamo figli, noi pur di quella sventurata, al sasso t'apri, disse, e s'aprio. E dove augello non figgea gli artigli, fu schiuso all'uman piede un facil passo. Opra audace e pietosa, a cui di esprone fraterna carità, non vi il disegno di privata ingordigia, o mire cupe di miliar ragione. L'oro nostro soltanto, il nostro ingegno, le braccia nostre, soggiogar la rupe. Non più sull'aspro periglioso calle la villana si inerpica e vacilla sotto il carco che trae per la ruina, dalla materna valle sull'orlo dell'abisso orval tranquilla alla turrita genial vicina. Misera, in fra le navicel talora si fidò tragittando a queto lago, quando un subito nembo in ciel si innalza, nella tremante prora urta il flusso sommosso e dall'immago di vortice marin la involve e sbalza. Nel terror della morte invan la ita dei santi tutelari, onde è segnato ogni scoglio fatal di quella sponda, grida la sbigottita il navicel dal turbine aggiardo, pere con la meschina in mezzo all'onda. Abbiamo finito e grazie ancora. Grazie a voi.
Un bel applauso, un ringraziamento a questo gruppo del Sai della Lettura della Sera. È una serata toccata che sarà però permesso di rivivere la storia della nostra valle in maniera leggera e penso godereccia, istruttiva. Bene, 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 bene. Grazie a tutti, buonanotte e chissà che non ci sia qualche altra storia da raccontare nelle serate. Grazie.